aziendali, diciamo che anche la nostra organizzazione sta cambiando, cambierà anche il rapporto, e qui mi collego a quello che diceva Marco Ruspi, banca cliente, perché quando ci saranno le nuove evoluzioni normative, le evoluzioni normative ci porteranno ad avere degli assorbimenti patrimoniali maggiori per i finanziamenti fatti ad aziende, a clienti, a privati, non ESG, e a valutare di meno le garanzie nel momento in cui quello che è portato a garanzia, per esempio un immobile, non è un immobile ESG. Quindi vuol dire che anche il rapporto banca-cliente cambierà, perché nel momento in cui l'assorbimento patrimoniale è superiore, il prezzo non sarà un prezzo uguale a quello di un'azienda finanziata ESG. Glielo faccio ripetere questo, Bartoselli, perché una cosa mi sembra... Sarà un prezzo superiore. Che non è ancora totalmente percepita. Chi è sostenibile oggi accede al credito con maggiore facilità e a condizioni migliori? Questo che ci sta dicendo. Sì, allora, attualmente una linea di demarcazione così netta ancora non c'è, ma ci sarà nel prossimo futuro, questo di sicuro. Perché? Perché noi avremo degli impegni superiori in termini di diciamo così, assorbimenti di capitale nel momento in cui lo stesso finanziamento da 1 milione lo diamo un'azienda, noi ESG ci assorbirà, facciamo un esempio, il 100% su quel valore in termini di capitale rispetto all'azienda ESG, dove quel milione potrebbe pesare in termini di assorbimento capitale il 500%. Una garanzia da 1 milione... se ESG pesa 1 milione, perché l'immobile ESG, una garanzia di un immobile da 1 milione, se non è ESG, potrebbe pesare 500. Quindi, questo confine che questo confine starà nel rapporto banca-cliente che si verrà a instaurare prossimamente. Quindi il rapporto banca-cliente cambierà anche in questi termini.